Amici di RCS Channel, oggi apriamo un nuovo appuntamento dedicato alla raccolta differenziata. Sarà il primo di una serie di appuntamenti che entreranno sempre più nello specifico di questo nuovo sistema di raccolta dei rifiuti che da qui a qualche giorno entrerà a pieno regime qui a Roseto Capospulico. Con noi il sindaco di Roseto, Rosanna Mazzia, proprio per illustrarci così a larghe linee quello che sarà il progetto Differenziamoci. Sì, in realtà iniziamo un nuovo percorso nel quale il contributo dei cittadini è fondamentale. Abbiamo affidato la progettazione ad un esperto che ci sta seguendo passo passo, che ci aiuterà in questa opera di sensibilizzazione. Abbiamo iniziato già nelle scuole e ovviamente faremo lo stesso con i cittadini, con gli operatori commerciali. E nei giorni prossimi infatti provvederemo a distribuire i kit. Saranno 4 mastelli di colori diversi, dedicati ovviamente alle frazioni di rifiuti che dobbiamo raccogliere. Quindi avremo l'umido, avremo il multimateriale, la carta e il vetro. Ogni cittadino avrà ovviamente la necessità di utilizzare il mastello che oggi utilizza per il tal quale, per continuare a utilizzare quello strumento per la raccolta dei rifiuti residuali rispetto a tutto questo. Abbiamo detto appunto che la raccolta differenziata vedrà come protagonisti i cittadini. Una bella sfida quindi partire con la raccolta differenziata in questo determinato periodo dell'anno, un momento in cui Roseto accoglie numerosi ospiti, in cui le difficoltà saranno comunque maggiori per gestire questo nuovo sistema di raccolta dei rifiuti. Allora, potrei dire banalmente che le sfide ci piacciono, però in realtà non è così. Siamo necessitati ad iniziare in questo periodo per due buone ragioni, direi ottime ragioni. La prima è che abbiamo la necessità di arrivare a tutti i nostri cittadini, quindi cittadini residenti ed ospiti, e la seconda è che abbiamo dei vincoli di bilancio che ci impongono nel tempo di passare alla raccolta differenziata al più presto, in maniera tale da recuperare risorse che poi potranno essere destinate a dei benefit proprio per i cittadini o ad ridurre le spese ingenti per la raccolta e lo spazzamento dei rifiuti. Siamo certi che non solo i rosetani ma anche i nostri ospiti accoglieranno in maniera ottimale questa novità che si appresta ad entrare a regime qui a Roseto. La raccolta differenziata è un progetto che si divide in due macro fasi, possiamo dire: la fase di sensibilizzazione che sta per partire e una fase in cui si entrerà proprio alla raccolta porta a porta. Certo. In questa prima fase ci saranno dei ragazzi che andranno a spiegare appunto a domicilio ciò che sarà la raccolta differenziata. Questo è soltanto un inizio di questa fase progettuale che porterà sicuramente nel giro di pochi mesi Roseto ad una svolta dal punto di vista della raccolta dei rifiuti, e speriamo che possa essere una svolta anche per l'intera regione, viste le continue emergenze di cui la Calabria purtroppo è sempre al centro dell'attenzione. Ringraziamo il sindaco Mazzia per averci dato... Vorrei aggiungere una cosa. È molto importante partire in questo momento con la consapevolezza che i cittadini ci richiedono questo passaggio in una fase di gestione più civile, più razionale dei rifiuti. Siamo assolutamente consapevoli che i nostri ospiti sono maturi a sufficienza e per
inserirsi in questo meccanismo, in questo sistema in breve tempo. Ovviamente chiediamo a tutti collaborazione, perché come dice il nostro slogan, adesso tocca a noi, e siamo certi che insieme ai cittadini potremo raggiungere dei buoni risultati in pochissimo tempo. È molto importante però che lo spirito sia quello collaborativo, che ci sia la volontà da parte di tutti di far riuscire il progetto, perché come al solito insieme possiamo riuscire ad ottenere risultati migliori. Assolutamente, questa è senza dubbio la ricetta perché questo progetto raggiunga il successo che merita. Come dicevo, questo sarà soltanto il primo di una serie di appuntamenti dedicati alla raccolta differenziata. Presto entreremo nello specifico delle singole tipologie di rifiuti e della differenziazione che i rifiuti appunto avranno in oggetto. Per il momento è tutto. Giovanni Pirillo, Rosanna Mazzia, RCS Channel.